Alessia Mazzone, l'LPM Bam Mondovì è in finale di Coppa Italia. Allora Alessia, questa è sicuramente una grande, grande emozione in una stagione veramente molto particolare, molto difficile. Allora, devo dire che ho smesso di piangere solo ora e sono veramente felice. Ho avuto la fortuna di fare una finale di Coppa Italia anche l'anno scorso, ma quest'anno posso dire di essermela guadagnata con la mia squadra perché quest'anno gioco da titolare e sono veramente super felice di poter provare a giocarmela, insomma, questa finale. Quest'oggi gara difficile contro un avversario che non ha mai mollato, però insomma siete state bravi soprattutto dopo il terzo set perso a rimettervi subito in carreggiata e a condurre bene l'ultimo set. Sì, abbiamo avuto un attimo uno svarione nel terzo set e fortunatamente siamo riuscite a riprenderci subito e a metterci in campo come sappiamo fare. Per te e per la tua compagna di reparto Beatrice Molinaro, una partita veramente di alto livello. Sì, è andata bene, magari qualcosina a muro, sì, ho fatto magari rispetto alle altre partite qualcosa in più, però potevo essere un po' più composta e però sono veramente molto molto contenta e dai, tra l'altro dall'altra parte c'era la mia ex compagna di squadra Anna Grey che le ho detto potevi anche non murarmi, però dai, sono stata contenta di averla rivista. Allora, domenica ci sarà la finale a Rimini, adesso in questo momento non conosciamo ancora il nome dell'avversario, però insomma, una finale è una finale, no? Quindi sarà una gara veramente tiratissima, importantissima e durissima. Sì, assolutamente, noi scenderemo proprio in battaglia, cioè non c'è scampo. E poi c'è comunque una soddisfazione da provare a regalare ai tifosi che continuano a seguirvi, chiaramente a distanza per tutti i motivi che conosciamo, quindi sarebbe veramente una grande gioia, no? Sì, loro sono fantastici, tutte le partite da tutto l'inverno si mettono fuori dal palazzetto al freddo a suonare i tamburi per far sentire la loro presenza. Sono davvero fantastici e se lo meritano, si meritano veramente tanto.